Ehi là ragazzi, buongiorno, buongiorno, sono le 13, oggi è giovedì 11 d'agosto, benvenuti, benvenuti a Training for Lunch, a tutti coloro che sono in vacanza, anche a coloro che sono al lavoro, che semmai sono in pausa pranzo, che semmai sono lì a stringere un po' i denti perché hanno dovuto restare a lavorare, sono semmai alla pausa pranzo in questo agosto dove tutti sono al mare, siamo ormai a pochi giorni dal Ferragosto. Un saluto a tutti, anche per tutti coloro che semmai hanno deciso di posticipare il pranzo, come ho scritto nell'annuncio in email, di posticipare il pranzo per vedere questa importante puntata insieme, perché è una puntata molto importante di Training for Lunch, la puntata che poi concluderà la settimana, ci vedremo poi nella prossima, con un titolo molto importante. Allora, i mercati si stanno avviando verso i nuovi massimi, i mercati sono ripartiti definitivamente o si tratta di un fuoco di paglia? Quindi rispondiamo a questa domanda e vediamo in particolare se è un qualcosa che può essere continuativo e come comportarsi qualsiasi sia la movimentazione. Quindi come comportarsi, quindi andremo a vedere anche delle analisi che possono essere un attimino più confacenti a chi fa investimenti di termine un pochino medio, lungo, ok? Quindi oggi ci concentreremo su questo, ci concentreremo anche su delle posizioni di medio-lungo termine che possono essere portate avanti in serenità e per delle analisi inerenti a coloro che hanno dei fondi di termine un po' più lungo, tipo i nostri piani di pensionamento che ci portiamo avanti per la vita intera, chi ha un fondo di investimento molto lungo, su quali sono i principi migliori per iniziare, per investire al meglio. Ok, allora ragazzi. Vedo, fatemi sapere se ci siete perché bene, bene, ci siamo. Mandate qualche messaggio per vedere se è tutto a posto. Vedo che ci siete in linea, però non ho ancora ricevuto. Ok, ci siete, fatemi sapere. Benissimo, allora iniziamo. Io sono Massimiliano Cerra e cerco di mi occupo, sono diventato un po' un divulgatore di quella che è la libertà a 360 gradi della persona e la persona, di ogni privato, di ogni azienda che vuole arrivare a una libertà economica, quindi non solo lavorare, ma avere un programma autonomo che ti porta a raggiungere degli obiettivi finanziari privati di un certo tipo, a raggiungere l'indipendenza economica, a smettere di lavorare prima attraverso dei fondi di pensionamento in maniera autofinanziata, attraverso una protezione patrimoniale, attraverso investimenti di medio o lungo termine che portano a aumentare il nostro cash per arrivare prima ai nostri obiettivi. E poi mi occupo anche di internazionalizzazione dei patrimoni, internazionalizzazione di imprese e quant'altro. Allora, eccoli, ci siete ragazzi, eh? Ci siamo, ciao a tutti, ciao Loris, Chiara, Giovanni, Gianni, Piero e quant'altro. Bene, bene, ci siete. Allora, ieri ragazzi, ne avevo parlato nella precedente diretta di Training for Lunch che abbiamo tenuto martedì. Vi dico subito, riguardatela, erano i sette elementi che condizioneranno i mercati nel bene o nel male dei prossimi mesi, che poi alla fine qualcuno mi ha fatto notare che erano sei, ne hai detti sei, perché mi ero segnato qua sul mio programma, quindi questo è il bello della diretta, mi ero segnato, ho sbagliato qualche numero, quindi erano sei elementi, anche se poi nella diretta c'è scritto sette, però sono appunto sei elementi fondamentali, se non li hai visti vai a rivedere la puntata di martedì perché sono sei elementi fondamentali. Abbiamo parlato che nel giorno successivo, quindi ieri, ci sarebbero stati dei dati che a seconda di com'erano avrebbero scaturito delle movimentazioni di un certo tipo sui mercati. E guarda caso, avevamo detto, se i dati saranno, non dico positivi, ma migliorativi sotto l'aspetto dell'inflazione, i mercati avranno un contraccolpo positivo, puntuale e preciso. Ok? I dati sono stati migliorativi. Sono stati i dati sull'inflazione dell'America in America. L'America nel precedente mese aveva un aumento rispetto all'anno precedente, un aumento di oltre il 9% dell'inflazione, quindi una botta, e si aspettava, il lato positivo sarebbe stato quello di vedere non solo il fatto che l'inflazione non sta rialzando, ma perlomeno che resti in pari o che vada in diminuzione.
Il dato è stato di 8,7%, quindi è stato un dato che è andato in diminuzione, quindi significa che l'intervento delle banche centrali abbastanza potente sul fatto di riduzione della domanda, abbiamo parlato di cosa significa questo, dell'intervento delle banche centrali, ha portato, sta portando i primi risultati, e ricordiamoci sempre che i risultati, quelli che porta sui mercati, sono risultati immediati che i mercati percepiscono in via prospettica, in via immediata, ma poi i risultati reali li porta dopo 3, 4, 6 mesi, ok? Quindi i risultati reali del rialzo dei tassi si vedranno dopo 4, 6 mesi sui mercati, in realtà proprio sui numeri reali delle aziende. Adesso si vedono sui mercati sotto l'aspetto della parte un pochino più emozionale, ok? Degli investitori. Non solo, perché c'è stato un altro dato molto importante che usciva, o meglio, i prezzi al consumo, sempre in America. Chiaramente l'America erano i dati che escono in America sono dei dati molto più significativi di dati che escono, ad esempio, in Asia. Ok, perché l'America è, gli USA sono il faro dominante dei mercati finanziari, per cui sappiamo che quando ci sono dati positivi, negativi che siano, che escono in America, inevitabilmente vanno a influenzare tutto il resto dei mercati. Allora, anche i dati dei prezzi al consumo non sono stati peggiorativi. Ok, allora facciamo subito una premessa per tutti coloro che investono a qualsiasi titolo sui mercati finanziari. Non sono dati positivi, sono dei dati meno peggiori di quelli che ci si aspettava, un po' come gli earnings delle aziende di cui abbiamo parlato ultimamente. Ok, i dati dei prezzi al consumo sono diminuiti, quindi i prezzi al consumo sono in parte diminuiti in America, per cui bene, significa che potremmo essere in una fase discendente dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi al consumo, quindi molto molto interessante, in particolare dovuti in America alla diminuzione di circa il 20% dei prezzi della benzina. Sappiamo come i prezzi del petrolio, lo vedremo tra poco tra l'altro, i prezzi del petrolio sono, il petrolio in generale, poi chiaramente tutti gli elementi raffinati del petrolio, dalla benzina al gasolio e tutto il resto. Tra l'altro anche l'elettricità, perché l'elettricità viene generata in gran parte dal petrolio per adesso, oltre da diverse fonti rinnovabili, però il petrolio è la base di tutto, quindi inevitabilmente la diminuzione del prezzo del petrolio significa meno costo della benzina, meno costo del gasolio, meno costo dei trasporti, meno costo di produzione, meno costo di logistica, tutta una serie. Quando si parte dal petrolio, a catena, la diminuzione dei prezzi del petrolio a catena inevitabilmente vanno a confluire su tutto il resto. Lo vedremo perché abbiamo anche uno spunto che potrebbe essere operativo proprio sui prezzi del petrolio da farvi vedere. Quindi sono stati numeri sicuramente migliorativi che ci portano a pensare che se questo trend di diminuzione, chiaramente non potremo vedere l'inflazione che dal 9% passa al 2%, ok? Vedremo una eventuale diminuzione graduale. Cosa significa la riduzione graduale? Significa che le banche centrali vedranno che i primi interventi hanno avuto un influsso importante, quindi potrebbero pensare di diventare meno aggressive, ad esempio nel prossimo incontro che ci sarà a settembre. A settembre c'è un incontro delle banche centrali, in particolare della Banca Centrale Americana, dove è previsto un ulteriore rialzo dei tassi, che sarà tanto più pesante quanto i dati dell'inflazione potranno essere stati contenuti. Quindi, se i dati dell'inflazione sono in diminuzione, la Banca Centrale Americana interverrà sempre sui tassi, perché il rialzo ci sarà in maniera sicura, ma interverrà con un rialzo un attimino meno consistente. Se invece i dati dell'inflazione non saranno quelli che non saranno in diminuzione, allora inevitabilmente la banca centrale inizierà a movimentarsi come la precedente mazzata, che è stata di 75 punti base, che sono tantissimi. Solitamente le banche centrali nella media si muovono su 25, sullo 0,25 di rialzo o abbassamento dei tassi, 0,25, e quando proprio devono fare le cose cattive vanno allo 0,50, lo 0,75 secco o il punto percentuale secco avviene solo veramente in casi estremi. Per
per cui lo 0,75 è stato il precedente rialzo, per cui l'orientamento delle banche centrali sarà dedicato e avrà l'influsso dei dati inflazionistici. Chiaramente, meno le banche centrali sono aggressive e più i mercati, più le aziende possono respirare, perché inevitabilmente sappiamo, l'abbiamo spiegato tante volte, il rialzo dei tassi porta a una diminuzione della domanda, a una possibile diminuzione dell'inflazione, ma anche a un rallentamento dell'economia, perché ci sono tutta una serie di problematiche dietro il rialzo dei tassi, per cui le aziende, i risultati delle aziende sono inevitabilmente portati ad essere minori. In particolare le aziende tecnologiche sono tra i comparti che subiscono di più dal rialzo dei tassi, e lo abbiamo visto perché abbiamo visto che il Nasdaq ha avuto dei risultati sicuramente peggiori rispetto agli altri. E quindi questo è quello che ci aspettiamo. Quindi dati, diciamo, non bruttissimi, non sono stati bruttissimi dati, sono stati in miglioramento, quindi c'è un trend discendente per quanto riguarda l'inflazione. Allora, andiamo subito a vedere una parte un attimino più operativa. Allora, la puntata di oggi è dedicata in parte a chi ha posizioni, portafogli di termine medio lungo, ok? Quindi oggi, mentre negli altri casi ci focalizziamo su a volte operazioni o trend che possono essere giornalieri, questo trading for lunch, oggi ci focalizziamo anche su quelle che sono le operazioni di medio termine che stanno andando molto bene. Ne abbiamo segnalate alcune, abbiamo segnalato degli spunti operativi. Sappiamo sempre che qua in Trading for Lunch diamo degli spunti, non diciamo investi, nessuno sta dicendo di investire, quindi è il solito disclaimer che non ci dimentichiamo mai. Nessuno sta dicendo di investire in quello che diciamo noi. Stiamo dicendo che ci sono degli spunti operativi che ognuno fa in maniera discrezionale, a propria discrezione, ok? Ma abbiamo parlato di una posizione, ad esempio, su Apple, che sta fornendo dei bellissimi risultati. Ancora ieri ha avuto un ulteriore passo avanti. E adesso oggi parleremo di quelle che possono essere delle posizioni in termini un attimino più lungo o medio che possiamo andare a tenere. Perché? Perché i mercati, la domanda di oggi è questa. Quindi, dopo aver analizzato i risultati venuti fuori ieri, la domanda è questa. I mercati hanno recuperato in maniera molto forte. Luglio è stato un mese di forte recupero e agosto è partito sullo stesso trend. Ok? Allora, un attimo che mi ricordo una cosa. Allora, la dico subito così non me la segno. Allora, luglio e agosto sono anche mesi, in particolare agosto, sono dei mesi dove le movimentazioni dei mercati finanziari sono create con una diminuzione dei volumi, perché ci sono meno operatori, tanti operatori sono in ferie, eccetera, eccetera. Anche gli stessi investitori, tanti in questo periodo si fermano, quindi ci sono meno volumi. Quindi le movimentazioni che vediamo nel mese di agosto sono movimentazioni con meno soldi che girano, tanto per essere chiari. Per cui sono delle movimentazioni che in realtà sono meno attendibili rispetto a quelle che ci possono essere nei mesi precedenti o nei mesi, ad esempio, di settembre-ottobre. Quindi questa è la parte da prendere in considerazione. Ma adesso vi faccio subito, andiamo quindi alle analisi operative della giornata, perché io direi che oggi ci sono delle posizioni molto molto interessanti da valutare per quanto riguarda gli indici. Eccolo, ok. Allora, questo è l'indice giornaliero, questo è il grafico giornaliero. E un attimo, perché ho sbagliato. Ecco, ok, arrivano queste notizie che ti costringono a cliccare. Ecco, adesso vi dirò anche una cosa sulle notizie, ragazzi, eh. Me la sono segnata qua, fermi lì con le notizie. Allora, questo è il grafico del nostro S&P 500, ok? Questo è il giornaliero, ok? Quindi una candela si chiude durante la giornata, quindi alla chiusura dei mercati. Stavamo parlando dei 4.150 punti, abbiamo parlato più o meno dei 3.680 punti indicativi, che era la chiusura di questo storno, e abbiamo detto nelle precedenti dirette, anche in quelle del lunedì sera, che il mercato aveva, fammi vedere come si vede, sì, si vede bene, un attimino, voglio vedere se vedete bene il grafico grande, sì, ecco, così a mio parere è anche meglio, ok.
Avevamo detto in una precedente diretta come vabbè, mi sono perso. Ok, allora andiamo a vedere questa parte. Ecco, stavo dicendo, scusatemi che in diretta a volte ci si dimentica. Allora, come i massimi, i minimi a 3680 punti, più o meno 3670 indicativamente, questi qua che stiamo vedendo, come erano minimi dove diciamo l'impulso si era fermato. Io l'avevo detto quando eravamo di qua, ragazzi, l'impulso è stato fermato. Ciò non significa che non scenderà ancora, perché se scenderà ancora ci sarà sicuramente un impulso che va intorno ai 3200 punti, cioè a questo l'avevamo parlato, ne abbiamo parlato in una diretta specifica, e mi ricordo che ci fu chi commentò dietro questa diretta, disse no, ma va sicuramente ai 3200 punti. Va bene, non è andata così perché noi facciamo delle analisi, non delle previsioni. Per quanto ci riguarda, l'impulso si era scaricato qua, e in questo momento c'è un'altra parte di impulso che è arrivata. Qui sono stati degli impulsi intermedi, siamo tornati su questa parte, ma ieri in particolare, con anche abbastanza forza, si è rotto questo. Per cui, da questo momento potrebbe essere molto molto interessante valutare proprio su questa base, quindi al di sotto di questa base, di questi 4150 punti che ci siamo portati avanti, guardate quante volte qui, ancora qua, guardate quante volte, ancora qui, guardate in questi tempi quante volte si è fermato, ok? E se andiamo a vedere indietro, guardate questi 4150 punti, sono dei livelli veramente potenti, sono questi anche qua sotto, sono qua i 4150 punti, eccoli qua, ok? Indicativi. Il fatto che siano stati rotti è una base molto molto importante, una base sotto alla quale, ok, sotto alla quale è molto facile che potremmo rimanere in questo range in questo momento, sopra la quale per un medio termine potremmo puntare a dei risultati un attimino migliorativi, quindi andare a puntare a delle posizioni un attimino più alte, ok? Quindi 4300 punti rotti come primo livello potrebbero essere interessanti per coloro che chiaramente non è una cosa che si farà in un giorno o due, ma per coloro che vogliono eventualmente tenere delle posizioni di medio termine che possono avvenire in un tempo medio, che ne so, una settimana, qualche settimana, eccetera, eccetera, potrebbe essere interessante valutare questo con una base sotto alla quale non dover andare. Okay, una base di 4150 punti, o meglio, questa base qua è una base sotto alla quale molto meno i prezzi torneranno in questo range. Okay, qua vediamo un grafico un attimino più di termine, un po' più breve. Ecco, direi passare al 4 ore indicativamente. Eccolo qua. Ok, quindi qua questa è stata la super partenza di ieri, questa è quella di oggi, per cui direi che questi 4150 punti in questo momento, che erano questi livelli, bisogna vedere adesso se li terrà, però sicuramente i mercati sono partiti bene, ok? Andiamo a vedere sui 30 minuti, quindi su quello che sta facendo oggi, e su quello che sta facendo oggi sembra che la rottura anche di questo livello, dove siamo proprio in questo momento, possa portare ad un ulteriore rialzo. Questa isola, questa si chiama isola in termine tecnico, è un'isola da monitorare sicuramente per chiunque voglia fare un'isola da monitorare, perché la rottura di quest'isola potrebbe portare a ritracciare un attimino almeno fino ai nostri livelli, a questi famosi 4150 punti. Ok, quindi andiamo a valutare nel breve, che questo è per chi fa operazioni di brevissimo termine. Ok, quest'isola è molto molto interessante, potrebbe esserci una ripartenza. Di sotto di quest'isola è da valutare. Ok. Questo chiaramente lo stiamo vedendo sui 30 minuti, quindi per coloro che fanno delle operazioni di termine breve, giornaliero o di qualche giorno, mentre per quanto riguarda coloro che fanno delle operazioni di termine un po' più lungo, quindi vogliono tenersi questa operazione per qualche settimana, per un po' di tempo, interessante valutare questa rottura, se è una rottura che verrà comunque sia confermata, al di sotto della quale, ripeto, si torna qua sotto, ma al di sopra della quale ci possiamo portare sui 4300 punti. Quindi direi che è una cosa molto molto interessante da valutare. Adesso vi facevo vedere la stessa cosa sul Nasdaq. Ok,
un attimo che interrompo un attimo la condivisione così non vi faccio vedere mille pagine diverse. Andiamo a vedere il Nasdaq 100, che è un'altra situazione interessante. Ricordiamo sempre la diretta precedente, che erano i sei elementi da valutare, i sei elementi incidono, ad esempio, se guardate gli indici a livello europeo. Ok, ecco, andiamo a vedere velocemente il Nasdaq e dopo vi faccio vedere un'ultima analisi negli ultimi minuti di diretta inerente al termine un po' più breve. Ecco, il Nasdaq si sta muovendo da un po' di tempo, il Nasdaq è ripartito in maniera molto più forte e anche in questo caso noi abbiamo una posizione. Avete visto ieri, abbiamo fatto vedere i risultati, avete visto in maniera molto trasparente. Vi abbiamo fatto vedere ieri i risultati che abbiamo ottenuto con l'operazione aperta martedì. Abbiamo dato due operazioni, abbiamo segnalato, dato l'analisi, due operazioni, di cui una sull'oro. L'oro è arrivata in alto al target più o meno di quasi i 1810 punti, l'abbiamo segnalato, ha fatto un bello stop, una bella botta in alto, poi è tornata indietro, però è arrivata ai livelli che ci interessavano l'altra operazione. Ma avete visto all'interno della piattaforma come noi abbiamo due operazioni aperte di termine medio, io stesso, su il Nasdaq e l'S&P 500. Il Nasdaq avete visto che sta facendo molto di più, tanti di voi avranno visto i risultati. Infatti, che cosa è successo? Il Nasdaq aveva questo livello molto interessante, la rottura di questo livello è la mia base sotto la quale ritengo che il mercato non deve andare, per me. Ok? Per cui è una base, avete visto ieri stava, l'avete visto nei risultati di ieri, l'ho postato sul Telegram, precisa del canale Telegram dove vediamo dei risultati in maniera un attimino più veloce, immediata, che puoi vedere sul tuo smartphone, ma l'abbiamo messo ieri, o martedì stesso, ieri, mi sembra, i risultati del Trading for Lunch di martedì, e vedrete come ci sono due operazioni di termine medio che ho aperto proprio su questi due asset molto interessanti, e il Nasdaq che si sta muovendo proprio su questo. Ecco, il Nasdaq che qua sta ripartendo, anche il Nasdaq, direi che questi livelli dei 12.800 punti è un livello sotto al quale ci potremmo portare ancora qua sotto, ma qua c'è un classico trend, ok? Qui ci sono degli impulsi interessanti con dei vari storni e delle varie ripartenze, guardate, molto molto armonici questi spunti, ok? Andiamo a vedere tra l'altro. Ok, sono degli spunti veramente molto interessanti con delle basi tra l'altro molto simili, ok, che fanno parte anche delle nostre metodologie, per cui belli, ci sono degli spunti interessanti da valutare anche per tenersi delle operazioni di termine medio, ok? Allora, concludiamo, vediamo se ci sono delle domande da parte vostra. Ciao a tutti. Ok. Se avete delle domande, facciamo un'analisi anche per voi. In particolare, nella giornata di oggi, io avevo identificato per coloro che vogliono eventualmente. Allora, qui abbiamo il Brent. Ok, volevo farvi vedere eventualmente un qualche cosa sul quale poter lavorare sul petrolio. Ok? Allora, un attimo. Massimo lo faccio vedere su Yahoo Finanza. Allora, per chiunque voglia seguire queste cose in maniera molto molto semplice e gratuita, consiglio o Yahoo Finanza o Investing. Prima ho fatto vedere i titoli su Investing. Consiglio queste, ricordiamo per le posizioni di termine medio, avevamo segnalato delle belle posizioni da poter tenere, ad esempio, su Apple, che sta andando molto forte. Delle belle posizioni da tenere su Alibaba, che è un altro titolo che abbiamo segnalato, che è partito in maniera forte, ha fatto il 40%, adesso ha ritracciato un attimino, ma continua ad essere un titolo che è al di sotto delle valutazioni, per cui, come sempre, fate voi le vostre valutazioni e poi i risultati si vedono in fondo. Andrea, che broker usi? Allora, i broker che utilizzo, diciamo. Ci sono dei broker che utilizzo, me lo chiedeva Andrea. Allora, io dico sempre, ci sono i broker che utilizzo
E i broker che consiglio? Allora, ti consiglio dei broker. I broker che utilizzo lo trovi anche al di sotto di questa diretta. Solitamente lo metto sotto, quindi se ti vuoi registrare puoi utilizzare il nostro link, ok? Il nostro link diretto, in modo che rientra all'interno di quella che è una classica affiliazione, ma che puoi avere degli spunti operativi perché in particolare la piattaforma va trade e ti consiglio di utilizzare il link per registrarti, ti dà sia il conto demo che il conto real ed è la piattaforma che in questo momento abbiamo scelto entrando nel nostro conglomerato hai una serie di vantaggi molto molto interessanti, quindi ti consiglio di registrarti a quella perché è la piattaforma più solida anche sotto l'aspetto delle persone che devono mettere del cash. Io utilizzo anche delle piattaforme che, ad esempio, hanno delle sedi al di fuori dell'Europa, ok? Quindi le piattaforme che hanno delle sedi fuori dell'Europa ti danno una leva maggiore perché non sono soggette al regolamento europeo, però sono chiaramente dei broker un pochino meno conosciuti, che per i neofiti sconsiglierei, come sconsiglierei anche di utilizzare delle leve molto ampie come quelle che utilizzo io, rilevando che la leva ampia cambia poco, ok? Dipende sempre molto dall'utilizzo che ne fai, ok? Per cui la piattaforma che ti consiglio, che è la piattaforma che tra l'altro utilizziamo per la maggiore, per quanto riguarda la nostra operatività nella nostra sala trading, che abbiamo istituito per coloro che seguono i nostri programmi, è la piattaforma che utilizziamo per la maggiore. Te la consiglio anche perché con questa piattaforma puoi fare delle operazioni direttamente in piattaforma senza andarti a complicare troppo la vita. Parlare un po' delle differenze con i diretti mercati dello stesso ETF, USA europeo. Mercati, abbiamo parlato di come ancora è consigliabile sui diversi mercati andare, se volete avere un ETF che lavora sui mercati in questo momento e prendersi una buona percentuale di rialzo. Chiaramente queste operazioni che ho fatto vedere sono operazioni di medio termine sui quali si consiglia di utilizzare un broker e i CFD, ok? Quindi compravendite in leva di un periodo delimitato. Per chi invece vuole fare delle operazioni di termine lungo e sfruttare questo possibile trend, inevitabilmente il consiglio è di utilizzare degli ETF. Un MSCI World va benissimo. Per quanto riguarda gli altri mercati, sappiamo che i mercati sviluppati, in particolare l'America, è un mercato sul quale ancora punterei moltissimo, moltissimo. Lo metterei per la maggiore. Ci sono i mercati. Tipo il mercato cinese, i mercati emergenti, che bisogna vedere, i mercati emergenti del Sud America sono andati un attimino meglio, i mercati emergenti per la maggiore, che sono quelli asiatici, sono i mercati che in questo momento sono più o meno vicino ai minimi e purtroppo sono condizionati da una serie di decisioni politiche. Però sicuramente tutti questi mercati li consiglio per sfruttare dei trend periodici, ad esempio dai massimi ai minimi, dai minimi ai massimi. Non li consiglio per tenersi di lunghissimo termine come vi consigliano sempre tutti quelli delle banche, ok? Come tra l'altro non vi consiglio di innamorarvi dei titoli e tenerveli per tutta la vita, ok? Se c'è una strategia di termine lunghissimo, vi consiglio di lavorare sui titoli, ma lavorare con delle metodologie, ok? I titoli per la vita, quelli che ti consigliano in banca, io li sconsiglio. I titoli per la vita non ci sono più, non devono più esistere. Esiste un metodo per la vita, una metodologia per la vita, ma non dei titoli da tenere in maniera vitalizia, ok? Perché sono controproducenti. Bisogna saperlo. Non bisogna innamorarsi dei titoli, bisogna sapere quando è il momento di entrare, quando è il momento che questi titoli hanno dato il massimo per noi, e se no è il momento di diminuire delle quote, tornare liquidi, perché ricordiamo, la liquidità è la cosa migliore. Non ci sono asset che guadagnano, bisogna togliersi nella testa i titoli buoni o i titoli che perdono di meno quando tutto va male. Okay, tipo l'oro, queste cose. Abbiamo visto che quando tutto va male in questi periodi non c'è stato niente che andava bene. Ok? La liquidità è la cosa migliore perché la liquidità ti permette di essere il re quando tutti vogliono svendere. Ok? Essere invece totalmente investito anche in asset dove non guadagni niente è la cosa stupida. Ok? Allora, abbiamo terminato il tempo, quindi c'era un'altra serie di cosettine che volevo dirvi.
Concludo, vediamo se sono riuscito a trovare il petrolio. Allora, adesso faremo una sessione, ve la segnaleremo, una sessione interamente di domande e risposte, ok? Allora, su questo grafico qua però non riesco a lavorare molto. Allora, vediamo se riesco un attimo. Vediamo se riesco. Ok, un attimo, se riesco a farvi vedere. Un grafico interessante sul petrolio come spunto operativo per chi vuole operare. Ecco, siamo proprio, tra l'altro, nel mentre che abbiamo fatto questa diretta, si è mosso un attimino, per cui vi do uno spunto operativo. Allora, questo è uno spunto operativo da sfruttare. Ecco, guardate, nel mentre che era appoggiato qua, e avrei detto nel caso di rottura di questo livello, è una parte che potrebbe portarci, perché allora, il petrolio, analisi di oggi, ok? Nel caso, eccolo qua, siamo appoggiati su questi livelli, proprio sull'ultima candela che sostiene. Il petrolio, nel caso in cui dovesse andare a rompere questi 93, sicuramente ha degli spunti per tornare un attimino nella parte un po' più alta, ok? Ma questo livello è un livello molto molto interessante. La rottura di questo livello attuale al ribasso ci porta a prenderci uno spazio di discesa interessante per chi vuole lavorare sullo short, uno spazio di discesa che va intorno ai 91 dollari indicativamente, ok? Intorno a questa parte, quindi 91, quindi con un primo livello di raggiungimento intorno al 92, l'ultimo livello al 91. Quindi vediamo se c'è questa ripartenza. Era molto più su prima, quando è iniziata la diretta, era qua. Infatti, questo era detto. Se parte da questa parte, potrebbe essere interessante un livello short, quindi un livello per chi vuole fare un'operazione che potrebbe durare, ne so, una giornata, 2 giornate. Ok? Quindi valutare bene questa interessante operazione, perché si sta avviando da questa parte, e quindi qua avrei detto, se si avviava sopra, stessa cosa, resta valida. Se la ripartenza c'è e dovesse andare qua sopra, la consiglio. Qua invece si sta avviando verso questi target. Quindi a voi la scelta, ragazzi. Ok? Allora concludiamo qua. Per tutti gli altri domande, noi ci vediamo alla prossima sessione di Trading for Lunch. Preparatevi, perché farò una sessione dove lascerò un quarto d'ora, 20 minuti più o meno di queste mezz'ora insieme per le vostre domande. Ci vediamo alla prossima puntata di Trading for Lunch. Attenzione agli spunti operativi, attenzione al medio termine, perché sono delle operazioni di medio termine per quelle persone che hanno meno tempo e vogliono imparare pian piano. E ricordiamo, le operazioni di medio termine sono le migliori per coloro che vogliono avvicinarsi in maniera, diciamo così, critica. Ti avvicini in maniera critica, fai delle operazioni che durano più tempo e sei molto più sereno e molto più tranquillo. E abbiamo degli spunti interessanti sia oggi sia nelle precedenti sessioni. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Trading for Lunch. Buone vacanze a tutti, ragazzi! Fate un bagno anche da parte mia in quella bella acqua calda, eh? Dai, sfruttate finché ci sono queste belle giornate calde, eh? Che poi ci lamentiamo quando è troppo caldo, quando è troppo freddo. Se è caldo, godiamoci il caldo, che poi tra un po' finisce, ok? Ciao a tutti, ragazzi! Buone vacanze! Ciao a tutti!